nato l'8 giugno del 40, credo con un pochino d'anticipo, perché mio padre era stato richiamato in guerra il 10 giugno, doveva partire per il fronte francese, e quindi credo abbia pregato, si dice, la levatrice all'epoca a cercare di accelerare questa uscita del bambino. Lo dico perché sono nato esattamente 6 giorni prima di Guccini. C'è una divertente sfida fra di noi, perché tutte le volte che ci troviamo in pubblico si parla, lui sempre a dire: Sergio è molto più vecchio di me, perché lui è nato il 14. Se mi lasciavano nascere in pace senza pensare alla partenza per la guerra, forse avevo qualche giorno meno di lui. Però il fatto, insomma, che mio padre 10 se n'è andato, io l'ho conosciuto nel 45, 5 anni dopo, quando è tornato dall'Albania, dal Montenegro, anzi, per l'esattezza. E quindi i primi 5 anni della mia vita non ho avuto il padre, ho avuto solo la madre, e una mamma tutta a mia disposizione, perché era in un paesino per lei sconosciuto, non aveva amicizie, aveva qualche conoscenza dei vicini, della ragazza che lei faceva un po' da babysitter ogni tanto, ma insomma, sostanzialmente eravamo soli in questa situazione. Che ho visto, è lì che è nata la passione anche per il disegno, per Esattamente, la il passione per il fumetto. disegno nasce lì, perché mia mamma, verso i 3 anni, finite le storie, i pochi libri che avevamo in casa di Feabe, cominciò il gioco di farmi disegnare, ridisegnare le illustrazioni di questi libri. Quindi ho cominciato in quel proprio in tenerissima età a tentare di fare cavalli, principesse e compagnia bella, e deve essere stato un gioco così appagante, così emozionante, perché era il gioco che mi dava la mamma vicina tutta per me, insomma, ecco, che ho legato il disegno al ventre materno, insomma, questa situazione di sicurezza, di felicità, di gioia, per cui il disegno ha acquistato nel mio io uno spazio enorme, insomma, ecco. Non me ne sono reso conto lì per lì, mi piaceva disegnare, disegnavo bene, tutti riconoscevano la qualità dei miei disegni, tranne naturalmente l'ufficialità della scuola. In prima media mi hanno bocciato in disegno, quando ho saputo che Einstein fu bocciato a suoi tempi in matematica, ho detto: si vede i geni gli tocca queste delusioni con le istituzioni, insomma, ecco. Però mi sono reso conto poi che in tutti i momenti più critici della vita, momenti più in cui c'era la paura, mi prendeva l'ansia, l'angoscia, i motivi sono tanti, insomma, ovviamente li conoscete anche voi, è che in quel momento lì dovevo disegnare un foglio, una punta tracciante, e che il primo segno che facevo, subito l'anima cominciava a tranquillizzarsi, ecco. E allora passiamo invece un po' più alla politica di oggi, perché ho visto che meno di 3 anni fa aveva definito il PD soltanto un'idea e gli italiani sempre più intristiti. Se oggi la pensa ancora così o se le cose stanno cambiando. Sinceramente la cosa che desidererei di più è avere anche in Italia un partito socialdemocratico di tipo tedesco, di tipo francese, insomma. Questa operazione del PD, capisco il tentativo fatto, ma è un tentativo che parte da una anomalia della situazione italiana. In realtà si dice che si è fatto per uniformarlo alle grandi democrazie, soprattutto all'americana, di andare verso un bipartitismo in cui c'è questo partito conservatore e questo partito democratico che raccoglie varie correnti, ma non mi sembra riuscito, insomma, che io su questo sono d'accordo con D'Alema, insomma, lui stesso è molto critico sull'operazione
sull'operazione PD da questo punto di vista. Siamo veramente un coacervo che crea, a mio avviso, più difficoltà che chiarezza, insomma. Quindi ho creduto anche che prima o poi saremmo arrivati a riconoscere l'impossibilità di coesistenza di tante forze all'interno di questo. Cioè, siamo una coalizione, ecco, io credo abbiamo bisogno invece di un partito che ci orienti in modo preciso sui grandi temi che ci aspettano e che non abbiamo affrontato. I grandi temi che ci aspettano sono il cambiamento del mondo. Sono il fatto che ormai si va verso una necessità profonda di cambiare il modo di produzione e il modo di stare sulla Terra. I temi che vengono accennati, non so, da organizzazioni come Terra Madre, per esempio, no? Che sono organizzazioni importanti che hanno un grande bisogno di avere uno sbocco politico, ma che sono le organizzazioni, del futuro. L'idea di dire che contrastiamo Marchionne sul piano della produttività, della ridistribuzione del reddito, di una condizione in fabbrica più socialmente più attenta, sul welfare e così via, è una battaglia di retroguardia. Noi bisogna contestare Marchionne sul fatto che quanto dobbiamo continuare a produrre auto e non si ha il coraggio di fare questa scelta. Però è una scelta, so che è dura a fare perché vuol dire andare agli operai Termini Imerese e dire: ragazzi, è giusto che la fabbrica di auto non ci sia più, bisogna inventarsi altre cose. E ci sono da inventarsi altre cose perché se un domani tutti i 7 miliardi, gli 8 miliardi, gli 11 miliardi che saremo di popolazione, ognuno vuole due auto a disposizione. È chiaro che la terra va a quel paese, insomma, è impossibile. Intanto il suo rapporto con internet, che è questa nuova grande forza, se la vede più come una possibilità verso una nuova condivisione oppure un rischio, uno svilimento verso l'individuo? L'unica cosa che mi dispiace di internet è che non ho più la vista, questo mi limita molto nell'uso di Il internet, giudizio. altrimenti sarei sempre lì, insomma, perché è chiaro che il fatto che possa assorbire tutte le energie, credo che può essere una cosa momentanea, Impareremo a usarlo, ma quindi. ecco, una volta che diventa veramente uno strumento uso ed eccetera, sarà normalissimo che tutto venga combinato, insomma, ecco, per cui la parte di relazione diretta e così via acquisterà un peso enorme. Certo, bisogna anche costruire certe condizioni. Innanzitutto bisogna offrire anche fare delle offerte culturali affinché i momenti di relazione diretta avvengano, insomma, così. Se io metto in confronto stare davanti al computer con navigare in internet e andare a luci lì a bighellonare fra una cosa e l'altra con questi spazi anonimi delle multisale, io non vedo grande differenze, insomma, da questo punto di vista, ecco. Se invece mi immagino in alternativa un luogo, una piazza, un teatro in cui ci sono eventi, partecipazione, in cui i ragazzi possono esprimersi, allora dico sì, ma chi è quello scemo che di fronte a una cosa che può essere particolarmente bella, che ti può far conoscere altre persone, che ti può magari fare scoprire anche l'amore, o comunque un'occasione di appagamento spirituale, così via, chi è quello che si va a chiudere nella stanza? Insomma, non lo vedrei come grande, non gli Come darei la colpa, minaccia. insomma, ecco, sono sempre, ogni volta che c'è una tecnologia nuova che appare all'orizzonte, si è sempre pianto sul fatto che questo ucciderà, che questo cosa, no? Il cinema doveva uccidere il teatro, la televisione doveva uccidere il cinema, internet doveva uccidere la televisione.
sono solo è tutta una questione di capacità di decidere, di partecipare e di offerte. Ecco. Certo, se le offerte sono quelle che sono oggi da un punto di vista delle nostre istituzioni, sono offerte povere e sempre più minori di numero, insomma, ecco. Per andare verso la conclusione, la cosa più importante che Bobo avrebbe da confidare a un ventenne oggi. La cosa più importante è che non pensi che la sua sete di giustizia sociale, io spero che i ventenni abbiano questa voglia, la sua voglia di altruismo, la sua voglia di lavoro, la sua voglia di essere presente nella società e così via, sia una cosa facile da raggiungere, o che si raggiunga così agitandosi un po', insomma. La si raggiunge purtroppo con un lavoro lunghissimo, con molto studio, con molto approfondimento, guardando esattamente quello che è successo nella nostra storia e dimenticare di essere senza un passato. Ecco, io vorrei tanto che prima di fare delle scelte sul loro futuro uno avesse un minimo di idea di quali sono state le scelte dei suoi padri, dei loro padri e delle persone più importanti che abbiamo avuto. Ecco, io ho sempre fatto così. Guardare al futuro, pensare fra 20 anni, 30 anni, 40 anni, come vedrai questa società, questo tuo essere oggi, ed è un lavoro intellettuale molto utile, sempre. Ti aiuta a eliminare gli aspetti secondari delle contraddizioni e rimangono solo quelli che sono veramente importanti. E guardare nel passato chi ha saputo interpretare i suoi tempi e chi ha dato più aiuto all'emancipazione generale delle masse popolari.